Sono Giovanni Di Noia, ho 21 anni e sono nato a Bari il 3/7/94. Sono un ragazzo tranquillo a cui piace godersi la vita. Cerco di divertirmi insieme alla mia ragazza, ai miei amici. Cerco di godermi la mia età, diciamo. Se non avessi fatto il calciatore, non so in questo momento che lavoro avrei fatto. Però sicuramente avrei magari continuato a studiare per cercarmi qualche altro sbocco, magari avrei continuato con l'università effettuando un corso di scienze motorie. Sin da piccolo io sognavo di diventare un poliziotto, sinceramente, perché vedevo i poliziotti per strada e mi piaceva vederli e immaginare un po' il loro lavoro. Io sono nato come attaccante. Poi nel settore giovanile ho cambiato ruolo e sono diventato centrocampista. Il mio primo numero di maglia è stato il numero 32 perché mi piaceva Christian Vieri come attaccante, quindi ho preferito mettere il suo numero dietro la mia maglia ed è stato nella scuola calcio Bari Adriatica, che era allenata da Nicola Tavarilli. Al mio pregio diciamo che è la tranquillità in campo. Il mio difetto è quello che faccio pochi gol e quindi devo cercare di migliorare perché alla fine anche facendo i gol si può fare il salto di categoria. Se dovessi rubare una qualità al mio compagno la ruberei a Massimo Donati perché ha delle qualità tecniche molto importanti. Ha una visione di gioco che pochi hanno in questa categoria. Mi ispiro un po' a Vidal, perché comunque è un giocatore aggressivo che ha i tempi di inserimento, fa anche gol. Il mio idolo è Giovanni Lo Seto perché comunque è stato legato alla maglia biancorossa per tanti anni e tuttora lo è. Lui vive le partite in una maniera incredibile e a me piace molto il suo modo di fare. Poi è una persona diretta, schietta, che ti dice le cose in faccia, quindi mi piace molto. Mi ha dato una grossa mano anche nel momento dell'esordio. Lui mi è stato vicino e quindi sono entrato in campo con più tranquillità. Se dovessi chiudere gli occhi e immaginarmi una scena di mio gol, penserei subito al gol che ho realizzato con il Lecce in Coppa Italia l'anno scorso. Eravamo al Via del Mare. E praticamente l'esterno destro della mia squadra mi ha passato la palla verso il centro. Ho fatto una piccola finta a un centrocampista, sono riuscito a saltarlo e poi dai 30 metri ho tirato un tiro sotto l'incrocio e ho fatto gol al Via del Mare contro il Lecce, con la maglia del Matera. L'effetto di esordire al San Nicola è la realizzazione di un sogno, perché comunque sin da piccolo sognavo un momento simile, poi davanti a 20.000 spettatori in una partita così agitata, visto i precedenti con l'Avellino e con il punteggio, diciamo, ancora in bilico, è stata una grandissima emozione per me. Comunque, quando sono entrato non ho pensato all'emozione interna che avevo, ho cercato di dare il massimo per la squadra. Per fortuna nelle mie tre presenze sono arrivate tante altre vittorie. Speriamo che magari ogni domenica mi faccia entrare e vincere tutte le partite, questo è il mio auspicio, però no, penso che comunque abbiamo una buona squadra che o gioca uno o gioca l'altro, non c'è differenza, tutti siamo uniti e lottiamo per lo stesso obiettivo. Il mio piatto preferito è la lasagna, soprattutto quella di mia madre, è intoccabile. Il mio cantante preferito è Jovanotti, perché sin da piccolo ho sentito le sue canzoni e quindi anche con la mia ragazza abbiamo condiviso una canzone che è A te. Attore preferito? Leonardo DiCaprio. Il mio film preferito è Il Gladiatore di Russell Crowe. Faccio un saluto ai tifosi del Bari, sperando che sia un'ottima annata questa e di regalarvi tante emozioni e soddisfazioni. Vorrei nominare Isaac Doncor per la prossima intervista.